Se il 2004 era iniziato con un pronostico incerto a causa del passaggio di Valentino Rossi in Yamaha, nel 2005 ci si aspettava il campione italiano come l'uomo da battere, ma con una schiera di piloti in grado di mettergli i bastoni fra le ruote. Ma sarà davvero andata così? Andiamo a scoprirlo! Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso. Io sono Diego e questa è la storia della MotoGP. Oggi parliamo della stagione 2005, quella che io considero un po' come l'ultima classica prima dell'avvento della MotoGP moderna. Il perché di questo ragionamento lo capirete meglio a fine video, per adesso partiamo con l'episodio. Per quanto riguarda i protagonisti di quest'annata, non posso che iniziare menzionando Valentino Rossi, il campione in carica e indubbiamente il pilota più forte sullo schieramento. Poi c'è ovviamente Gibernau, rivale di Rossi nel 2003 e soprattutto nel 2004, Max Biaggi, terzo l'anno precedente e adesso nel team HRC di Honda, poi c'è anche Marco Melandri, dodicesimo nel 2004 ma adesso in Honda, compagno di squadra proprio di Gibernau, Nicky Hayden, settimo la stagione precedente e finalmente maturo per poter dire la sua, comunque è arrivato al terzo anno in MotoGP, Colin Edwards, quinto nel 2004 e adesso compagno di squadra di Rossi in Yamaha, ed infine Loris Capirossi, settimo a pari merito con Hayden nel 2004, ancora alla guida di Ducati. Insomma, diversi piloti interessanti che gettano delle ottime basi per il campionato che deve iniziare. La stagione 2005 si apre con diversi cambiamenti, primo fra tutti il numero dei Gran Premi. Per la prima volta nella storia, infatti, ce ne saranno 17 al via. Nello specifico, Brasile e Sudafrica dicono addio alle competizioni, venendo prontamente sostituiti da Cina e Turchia. A loro si aggiunge anche Laguna Seca, pista in cui però correrà soltanto la MotoGP. Per quanto riguarda invece le case motociclistiche, Aprilia dice addio alle competizioni, iniziando un'assenza che si protrarrà fino al 2015. Parlando invece del regolamento, viene introdotto il concetto di flag to flag. Cosa significa? Che in caso di condizioni di meteo mutevoli in gara, la corsa non verrà interrotta, ma ai piloti verrà concesso il cambio di moto, rendendola di fatto una mossa tattica da eseguire nel momento giusto. Per quanto riguarda i test prestagionali, lo sviluppo di Honda appare abbastanza incerto a causa del fatto che non hanno un pilota di riferimento, ma sono invece costretti ad ascoltare diverse campane, in particolare quelle di Gibernau e di Biaggi. Lo spagnolo però va molto forte e lo stesso si può dire di Biaggi, che sembra trovarsi a proprio agio sulla nuova Honda. Yamaha invece non è lontana, ma appare un po' più in difficoltà rispetto alla rivale. Parlando proprio di Biaggi, il romano si dimostra carichissimo per la stagione, convinto di avere le potenzialità per vincere il mondiale e di essere la vera minaccia di Rossi a discapito di Gibernau. Afferma infatti: «So come si vince questo mondiale, conosco i punti deboli di Rossi. Ho solo bisogno di essere circondato dall'azienda, dal mio team e da Herb Kanemoto, il capomeccanico che volevo». Nella gara inaugurale dell'anno, Valentino Rossi ritorna in carreggiata fin dalle prove libere, andando poi sabato a siglare una pole record a Jerez. Gibernau fa secondo, mentre Biaggi va malissimo, qualificandosi addirittura sedicesimo. In gara, Valentino e Sete scappano battagliando fra loro, inseguiti da Hayden, che però è molto distante. A pochi giri dal termine, poi, l'americano cade e ad approfittarne è Melandri, che ottiene quindi il terzo posto. Per quanto riguarda Biaggi, invece, riesce a rimontare fino a ottenere la settima piazza. Ma lo sapete già, Jerez 2005 è una delle gare storiche di Valentino ed infatti tutti gli occhi degli spettatori sono concentrati sul duello fra lui e Sete Gibernau. I due lottano per tutta la corsa, ma è nell'ultimo giro che avviene il fattaccio, anzi nell'ultima curva. Gibernau infatti comanda la gara e sta per andarsi a prendere la vittoria, ma Rossi lo infila proprio nell'ultima curva. Lo spagnolo non si aspetta l'attacco e la collisione è inevitabile. Gibernau finisce lungo nella ghiaia, mentre Rossi va a vincere il Gran Premio. Sete riesce comunque a concludere secondo, dato il grande vantaggio, ma fa segno di avere dolore al braccio e nel parco chiuso è nero di rabbia. Rossi invece è raggiante e la definisce una bellissima gara di uno sport da veri uomini. Gibernau ovviamente non è d'accordo e i due si scambiano un'occhiataccia una volta tolti i caschi al parco chiuso. Tutto questo porta a pensare a un ricorso da parte dello spagnolo, ma Sete si rifiuta, definendo questo genere di cose la rovina dello sport.
augurandosi però un comportamento più corretto da parte di tutti. Lo stesso Gresini, team manager di Gibernau, definisce regolare il contatto e su questo pensiero è d'accordo anche Giacomo Agostini. Nonostante questo però, Valentino Rossi viene subissato di fischi sotto il podio di Jerez. All'Estoril, Barros è il pilota più veloce fin dalle prove del venerdì, confermando poi il suo stato di forma eccezionale al sabato, siglando la pole position. In gara però si aggiunge Gibernau come pretendente alla vittoria, allontanandosi subito dagli altri insieme al brasiliano. Poco dopo metà della corsa però Gibernau è in testa e cade, lasciando campo libero a Barros per gestire il grande vantaggio accumulato. Al secondo posto arriva Valentino Rossi mentre completa il podio Max Biaggi. Quarto al traguardo Melandri che batte Ceca, prima Ducati al traguardo dal momento che Loris Capirossi ha concluso soltanto nono. Questa è stata la prima occasione per sfruttare la nuova regola del flag to flag, infatti la gara si è corsa in un misto di asciutto e bagnato, però nessun pilota se l'è sentita di eseguire il cambio moto. Si va in Cina, sul circuito di Shanghai. Qui Gibernau prova a dire la sua al sabato, siglando la pole position a discapito di Rossi, soltanto sesto. In gara però è tutta un'altra storia. Piove moltissimo e Valentino parte subito bene staccando gli altri insieme a Kenny Roberts Jr. I due sono inseguiti da Biaggi, Gibernau, Melandri e Olivier Jacques, una wildcard di Kawasaki particolarmente a suo agio sul tracciato bagnato. Chi invece paga queste condizioni meteo è proprio Kenny Roberts, che a un certo punto della corsa cade lasciando strada spianata a Valentino Rossi. Dalle retrovie intanto Jacques riesce a superare sia Gibernau che Biaggi, andando poi a chiudere con un impensabile secondo posto finale. A Sete tra l'altro va malissimo perché nel finale viene superato anche da Melandri, mentre Rossi al traguardo esulta come un pazzo dopo aver terminato una gara praticamente perfetta. A Le Mans quindi tutti i pronostici sono per Valentino Rossi, che per iniziare bene realizza il record della pista in qualifica blindando la pole position. Purtroppo però in gara sbaglia la partenza e si ritrova sesto, con il compagno Colin Edwards che invece comanda in testa. Rossi però inizia con la sua solita rimonta e ben presto è in scia dell'americano. Anche Gibernau però viene su fortissimo e così la gara diventa una lotta a tre. Per Colin purtroppo le ambizioni durano poco perché in un colpo solo viene superato da entrambi e deve accontentarsi del terzo posto finale. I due acerrimi rivali hanno un ritmo insostenibile per chiunque altro, ma Rossi ha una marcia in più e nell'ultimo giro realizza di nuovo il record della pista andandosi a prendere la vittoria di forza. Si arriva in Italia e come al solito gli italiani sono protagonisti. Rossi infatti scatta dalla pole position e si allontana nei primi giri insieme a Melandri, inseguito da Biaggi e Capirossi. I due riescono a mettersi dietro anche Gibernau, che addirittura cade compromettendo pesantemente la sua rincorsa al titolo. A questo punto della gara però è Biaggi che sembra essere quello più in palla, ed infatti recupera Rossi, lo studia e poi lo supera. I due danno vita a una lotta emozionante e Valentino riesce ad avere la meglio soltanto a tre giri dalla fine, quando riesce a superare il romano e si va a prendere l'ennesima vittoria della stagione. Anche la battaglia per il terzo posto fra Melandri e Capirossi regala spettacolo e alla fine ha la meglio proprio l'esperienza di Loris, che va così a completare un podio tutto italiano. A questo punto in Catalogna Gibernau è con le spalle al muro, è infatti obbligato a vincere per poter tornare a dare un senso al suo campionato. Con questa motivazione in più, al sabato è imprendibile e sigla la pole position, mentre la domenica parte molto bene, portandosi subito in testa insieme al compagno di squadra Melandri. Valentino invece parte piuttosto male, ma in un solo giro riesce a rimontare e si ritrova subito insieme alle due Honda. Dopo alcuni passaggi, Vale e Sete scappano in solitaria. I due infatti hanno un ritmo esagerato, pensate che viaggiano a un secondo al giro più veloci del miglior tempo fatto registrare l'anno precedente. Insomma, dopo questa gara estenuante, a tre giri dal termine, Gibernau alza bandiera bianca e lascia la vittoria a Valentino Rossi. Anche stavolta tra l'altro assistiamo a una bellissima lotta per il gradino più basso del podio, vinta da Marco Melandri su Barros e Hayden. Biaggi invece conclude al sesto posto. Con 6 gare disputate, di cui 5 vinte da Valentino Rossi,
La classifica parla chiaro. Rossi 145 punti, Melandri 87, Biaggi 77, Gibernau 73, Barros 65. Rossi insomma non ha rivali, le Honda ufficiali infatti non hanno ancora vinto una gara, mentre le Ducati brancolano nel buio. La cosa però particolare di questo campionato è che i top rider sono forti e sembrano dare filo da torcere all'italiano. Però alla fine della fiera è sempre lui che prevale e soprattutto in gara non si riesce a trovare il modo di batterlo. Ad Assen i protagonisti del venerdì a sorpresa sono Biaggi e Melandri, ma non per le loro prestazioni quanto più per i loro diverbi. Durante le prove infatti si ostacolano più volte a vicenda e fuori pista si arriva addirittura alle mani fra lo zio di Biaggi e Melandri stesso. Per questo il romano subisce una multa e allo zio viene levato il pass per il paddock. E niente, ho raccontato questo aneddoto perché mi faceva ridere che lo zio di un pilota voglia menarsi con un altro perché si davano fastidio in pista col nipote. Cioè, è una situazione un po' assurda che oggi probabilmente non vivremo, ci vivremo la polemichetta dal social, e invece in quel periodo era tutto molto più grezzo, molto più umano. Mi ha fatto ridere. Comunque, tornando alla gara, è proprio il Ravennate che cerca di infastidire Rossi, partito anche stavolta dalla pole position. Ai due si aggiunge pure Gibernau, ma più la gara va avanti e più lo spagnolo perde terreno. A questo punto Rossi prende le redini della gara e non molla più la prima posizione, andando a vincere anche in Olanda. Melandri si accontenta del secondo posto, mentre terzo finisce Colin Edwards, seguito da Hayden e Gibernau, che era scivolato fino alla quinta posizione. Ancora una volta Max Biaggi conclude la gara al sesto posto. A questo punto della stagione, Honda ha un annuncio da fare. Il team HRC infatti ha ingaggiato ufficialmente per il 2006 Daniel Pedrosa, il campione del mondo della 250 in lotta per un secondo titolo consecutivo nella classe di mezzo. Ora, noi sappiamo benissimo quanto si rivelerà fondamentale questa scelta per il futuro della casa giapponese, ma nel 2005 la domanda era una sola: quale sarà la sella a saltare? Quella di Biaggi o quella di Hayden? Per entrambi i piloti quindi sarà fondamentale da qui in poi non sbagliare per assicurarsi un posto in squadra l'anno successivo. Si va per la prima volta in America dopo 11 anni sul circuito di Laguna Seca, esclusivo per la MotoGP. Qui Yamaha, per festeggiare i 50 anni dal suo debutto nelle competizioni, sfoggia una nuova livrea giallo-nera, a mio modo di vedere, bellissima. Ad ogni modo, gli americani sono profeti in patria, tant'è che Hayden sigla la pole position e in gara ha un ritmo semplicemente insostenibile per chiunque altro. Riesce così a vincere con grande emozione la sua prima gara in MotoGP. Al secondo posto l'altro americano, Colin Edwards, che nei primi giri supera Valentino Rossi e non si lascia scappare la medaglia d'argento. Valentino quindi si accontenta, per così dire, del terzo posto, ma questo gli basta per allungare ulteriormente in classifica rispetto ai suoi avversari. Melandri infatti è caduto al primo giro, Biaggi è arrivato quarto, mentre Gibernau quinto. Capirossi è addirittura disperso in decima posizione. Una statistica interessante riguardante questa gara è proprio a riguardo del team HRC, che non vinceva un gran premio da lontano 2003, da Valencia, quando a guidare quella moto c'era ancora Valentino Rossi. Si passa all'Inghilterra, sulla pista di Donington. Qui il meteo prevede pioggia, ma il sabato la pista è asciutta e Rossi ne approfitta per siglare l'ennesima pole position. Purtroppo alla domenica le previsioni meteo si avverano e si scatena un nubifragio. Le condizioni in pista sono proibitive, tant'è che il ritmo medio si aggira intorno al minuto e 50 quando la pole è stata di 1 minuto e 27. Il più furbo di tutti è Gibernau, che riesce al via a prendere la testa della corsa lasciandosi i problemi alle spalle. Infatti nel mucchio la visibilità è pessima e a farne le spese sono subito le due Honda ufficiali, che dicono addio prematuramente alla corsa. Ma in realtà non sono sole. Poco dopo, infatti, in un attimo, la gara perde anche Melandri, Bayliss e lo stesso Gibernau. A questo punto è una lotta a tre fra Rossi, Kenny Roberts Jr. e Barros, con Colin Edwards che li segue a breve distanza. A circa metà gara, purtroppo, Valentino Rossi prende una brutta sbandata e si ritrova lontano dalla vetta. Giro dopo giro, però, riesce a rimontare e a raggiungere Barros, che intanto era passato in prima posizione. I due lottano per diversi passaggi, ma anche questa volta è l'italiano che ha la meglio sul brasiliano
e va a prendersi la vittoria festeggiando con la ormai iconica esultanza a violino. Secondo al traguardo Kenny Roberts, terzo Barros, quarto Colin Edwards. La pioggia ha fatto diversi prigionieri, tant'è che soltanto 11 piloti sono arrivati al traguardo. In realtà anche Rossi ha mietuto le sue vittime, in ottica campionato però. Se andiamo a vedere la classifica, adesso il suo vantaggio è così grande che potrebbe con tranquillità gestire il resto delle gare per laurearsi per la settima volta campione del mondo. Sul circuito del Sachsenring invece va in scena una gara spezzata. Dopo 5 giri infatti John Hopkins cade a causa di un high side e la corsa viene interrotta. Fortunatamente non ci sono conseguenze gravi per il pilota e di conseguenza dopo mezz'ora la gara può riprendere. Alla ripartenza è Gibernau che prende il comando, seguito da Rossi e Hayden. Con questa formazione si arriva fino a fine gara, quando a Rossi non serve nemmeno attaccare. Gibernau infatti sbaglia l'ultima curva andando largo e Valentino ne approfitta vincendo l'ottava gara della stagione. Raggiunge così quota 76 vittorie in carriera, raggiungendo anche il mitico Mike Elwood. Nel giro d'onore infatti lo tributa con una bandiera con scritto 76 Rossi, 76 Elwood, sorry Mike. In tutto questo, Biaggi termina quarto, Melandri settimo e ancora una volta le Ducati non sono pervenute. A Brno invece la musica è tutta per Gibernau. Lo spagnolo infatti domina dal venerdì fino al warm-up della domenica ed è ovviamente considerato il favorito per la vittoria. Rossi e Biaggi invece partono attardati, rispettivamente sesto e decimo in griglia, ma al via della gara Valentino è già davanti a tutti. Insieme a Sete si allontana e i due danno vita a un duello molto emozionante in cui si scambiano diversi sorpassi e danno l'idea di studiarsi a vicenda. Probabilmente Gibernau sta davvero studiando Valentino, cercando di capire quale potrebbe essere il punto giusto per superarlo nel finale, ma l'italiano sta giocando al gatto col topo. All'ultimo giro infatti lo supera senza problemi e anche stavolta però, così come è successo al Sachsenring, Gibernau gli fa il favore di non fargli fare fatica. Infatti il motore della sua Honda si rompe ed è costretto al ritiro. Si delinea così un podio tutto italiano, con Rossi primo, Capirossi secondo e Biaggi terzo, che nel frattempo era risalito dalle retrovie. Si vola in Giappone ed è già primo match point per Valentino. Qui però il pilota più in palla è sicuramente Capirossi, che nella tana dei giapponesi fa volare la sua italianissima Ducati, siglando la pole. Valle invece non ne ha proprio, in qualifica fa soltanto undicesimo e anche in gara fatica. Dopo essere risalito di qualche posizione, si ritrova dietro Melandri, ma sbaglia una staccata, tampona il connazionale e fa cadere entrambi. Il titolo è quindi rimandato. Capirossi invece domina, seguito a breve distanza da Biaggi, in una gara che ha visto cadere fra gli altri anche Gibernau e Barros. Insomma, tantissime cadute, anche in questa occasione soltanto 11 piloti arrivati al traguardo, ma un weekend estremamente positivo per Ducati. Infatti, oltre alla vittoria di Loris, è arrivato anche un buon quarto posto per Carlos Checa, confermando quindi un rendimento veramente positivo per la casa italiana. A Sepang il copione del sabato è lo stesso del Giappone, con le Ducati in forma smagliante e Capirossi che parte dalla pole position. La domenica in gara, Loris mantiene fin da subito la testa del gruppo, mentre dietro di lui Gibernau butta immediatamente via la sua gara con un contatto con Hayden e poi cadendo insieme a Nakano. La gara prosegue e Rossi prova più volte a portarsi in testa, ma Loris ne ha di più e col passare dei giri si allontana e va a vincere con merito. Rossi quindi finisce secondo, mentre terzo Carlos Checa. Ma chi sorride più di tutti è comunque Valentino, che in 10 stagioni disputate nel moto mondiale per la settima volta si laurea campione del mondo. Per lui poi è il quinto titolo consecutivo in classe regina, esattamente come fece prima di lui Mick Doohan. Per i festeggiamenti sfoggia una maglia bianca con un grande 7 davanti e con dietro le annate dei suoi titoli. Successivamente raggiunge un gruppo di amici vestiti come i 7 nani e si fa una foto con loro. Rossi, manco a dirlo, è al settimo cielo. Nel 2004 avevamo giocato molto sulla sorpresa, ricorda Rossi. Quest'anno invece erano gli schierati che ci aspettavano al varco e li abbiamo ribattuti tutti, di più e meglio. Vuol dire che siamo proprio i migliori. In Qatar è ancora Capirossi il poleman, ma questa volta spreca il suo vantaggio nei primi due giri, scomparendo ben presto dai radar.
chi comanda la corsa, sono le due Honda dei compagni di squadra Melandri e Gibernau. I due infatti lottano a lungo, ma a un certo punto Sete sbaglia e va dritto nella ghiaia, venendo superato da Rossi che li stava seguendo a breve distanza. In 5 giri così, il 46 e il 33 si studiano e, come suo solito, Valentino decide di rompere gli indugi e infilzare il connazionale. Nell'ultimo giro Melandri tenta il tutto per tutto, ma sbaglia e consegna la gara al cannibale. Decima vittoria per Rossi, secondo posto per Melandri, terzo posto per Hayden. Gibernau invece si accontenta del quinto, Capirossi addirittura del decimo. Biaggi invece ha avuto un problema alla moto e si è ritirato. Philip Island, amata pista di Valentino Rossi, è teatro di un'altra grande prestazione del 46. In una gara orfana di Capirossi, auto al venerdì a causa di un brutto incidente capitatogli, Hayden sembrerebbe essere il rivale designato di Valentino, avendo guadagnato la pole position e mostrando un passo gara di tutto rispetto. La domenica però le carte in tavola cambiano e Valentino mostra un ritmo semplicemente insostenibile per l'americano, che si deve addirittura guardare da Melandri e da Cieca per agguantare il secondo posto. A fine gara è quindi Valentino a tagliare il traguardo, seguito da Hayden e da Cieca. Si va per la prima volta in Turchia, e quale luogo migliore per una prima vittoria dopo quella di Hayden a Laguna Seca? Ed infatti, Melandri è il protagonista, primo dall'inizio alla fine del weekend. A suon di giri veloci riesce a resistere alla rimonta di Rossi, che era partito male, e si aggiudica così la sua prima vittoria in MotoGP. Il 46 perciò si accontenta del secondo posto, precedendo Hayden, sempre più a suo agio sulla Honda Repsol. Gibernau invece sbaglia anche questa volta andando nella ghiaia, ma riuscendo comunque a concludere al quarto posto. Biaggi invece è dodicesimo, al culmine dei suoi deliri sul complotto Honda ai suoi danni. Durante il campionato infatti, il romano non è mai riuscito a ingranare nel team HRC e il rapporto con la casa giapponese ormai è arrivato agli sgoccioli, tanto da farlo arrivare a dire: con questa cazzo di moto non corro più. A Valencia quest'anno non è la solita passerella per Rossi, visto che parte dalla quindicesima piazza ed è costretto a una rimonta furibonda, conclusa col terzo posto finale. A dominare la gara invece è ancora Melandri, che inseguito come un'ombra da Hayden riesce a non mollare mai la testa del gruppo. I due arrivano in volata sul rettilineo finale e Melandri vince per un centesimo di secondo sul rivale americano. Biaggi finisce sesto, Capirossi settimo e Gibernau si ritira per l'ennesima volta. Il mondiale va così in archivio. Il rivale principale della vigilia, Gibernau, si è sciolto come neve al sole nel 2005. In troppe occasioni ha sbagliato, in troppe occasioni si è ritirato e soprattutto in nessuna ha vinto. A fine anno lascia il team Gresini per accettare l'offerta di Ducati, sperando di dare una svolta alla sua carriera. Biaggi invece è arrivato al capolinea con Honda. Nel team HRC, tanto desiderato da lui per tutta la carriera, non è riuscito a ottenere nemmeno una vittoria ed è arrivato addirittura ad accusare Honda di ordire un complotto nei suoi confronti per non fargli fare il podio. A fine anno poi le polemiche su di lui sono tantissime, si pensa addirittura a un suo ritorno nel team Camel, ma la marca di sigarette dice addio a lui e al mondiale, chiudendo con la MotoGP e il team Pons. In realtà poi l'azienda tornerà subito sui suoi passi, trovando un accordo con Yamaha per il 2006, che aveva appena terminato il suo sodalizio con Gauloises. In tutto questo Honda ovviamente non è più intenzionata a dare una moto a Biaggi, perché gli insulti e le accuse che gli ha rivolto lo hanno tagliato fuori da ogni progetto. Ricevendo poi una porta in faccia anche da Ducati, che ha firmato Gibernau, a Biaggi restano soltanto come opzioni Suzuki e Kawasaki, che sono però due moto senza futuro. A questo punto per lui probabilmente è meglio pensare alla pensione ed effettivamente decide di ritirarsi. Anche Barros lascia la MotoGP, passando al team Honda Satellite in Superbike. Come ho detto inizio video, il 2005 per me è stata l'ultima stagione classica della MotoGP. Questo perché due vecchie glorie come Barros e Biaggi hanno lasciato il circus, ma all'orizzonte si stagliano due nuove figure che segneranno in maniera indelebile la storia della MotoGP moderna. Una l'ho già nominata, ed è Daniel Pedrosa, passato direttamente al team ufficiale HRC di Honda. L'altra invece partirà un po' più in sordina, nel team Satellite gestito da Cecchinello, ma si rivelerà essere uno dei piloti più talentuosi che si siano mai visti in MotoGP. Sto ovviamente parlando di Casey Stoner, e se siete curiosi di sapere come sono andate le loro stagioni da rookie, io vi do appuntamento al prossimo video della storia della MotoGP.
Ciao!